Ben ritrovati con l'informazione di Telenuova. Apriamo questo telegiornale con una pagina dedicata alle amministrazioni locali, dei soggetti partecipati e della politica locale. Cambio al vertice dell'Agenzia Territoriale di Sviluppo della Valle del Sarno, ovvero l'ex Agroinvest. L'avvocato Raffaele Franco di Sarno succede a Felice Ianiello di Nocera Inferiore in qualità di amministratore unico della società. Ascoltiamo il servizio e ascoltiamo le prime parole di Franco. Raffaele Franco è il nuovo amministratore unico dell'Agenzia Territoriale di Sviluppo della Valle del Sarno, ex Agroinvest. Dopo la decisione di Felice Ianiello di lasciare la guida della società, è arrivata la nomina del successore. L'Assemblea dei Soci ha affidato l'incarico all'avvocato sarnese, in passato anche candidato a sindaco per il centro-sinistra e consigliere comunale del PD. Ho vestito immediatamente una grossa responsabilità legata a questa nomina. Per la verità ne ho avuto notizia io stesso ieri nel tardo pomeriggio. La prima cosa a cui ho pensato chissà se sono all'altezza del compito, perché chi mi conosce sa che non amo assumere incarichi tanto per avere una carica in più. Se devo impegnarmi in un settore devo avere la consapevolezza di poter fare qualcosa di utile, in questo caso per la collettività che è interessata all'Agenzia dello Sviluppo Territoriale della Valle del Sarno. Io posso dire che ce la metterò tutta, sono perfettamente consapevole che non si tratta di un compito facile. La società è stata amministrata fino a qualche finora da un valido professionista, il dottore Ianiello, che è persona per bene, persona competente, e io sento il peso di succedere a lui nella amministrazione di questa società. E intanto è stata disposta la messa in liquidazione della società Patto dell'Agro. La notizia era nell'aria già da tempo, ma ha trovato conferma nella decisione emersa dall'Assemblea dei Soci riunitasi ieri. A Nocera Inferiore il primo congresso di Sinistra Italiana. Gli iscritti sceglieranno il segretario del primo circolo cittadino. Poca, a dir il vero, la partecipazione, da premiare però il coraggio di avanzare una proposta politica nonostante il periodo caratterizzato dall'avanzare dell'antipolitica e dalle inchieste giudiziarie. Il servizio. La politica a Nocera Inferiore riparte da Sinistra Italiana. Un gruppo di coraggiosi si è ritrovato per la fondazione del primo circolo di Sì. Temerari per essere propositivi nonostante l'antipolitica galoppante che caratterizza il nostro tempo, ma anche per l'aria pesante che si respira in città alla luce delle inchieste giudiziarie che hanno travolto la politica cittadina. Oggi si sceglie il segretario dopo una discussione sui temi del lavoro, della sicurezza e dell'ambiente con i rappresentanti di sindacati e associazioni. C'è l'esigenza che il partito si formalizzi in città, anche perché è già presente da molto tempo, da quando abbiamo avuto la possibilità di iscriverci, si è già formato un gruppo che da molto tempo lavora sul territorio e quindi era giusto formalizzare un circolo di Sinistra Italiana, anche perché partiamo dal brancaccio con l'idea di voler essere non solo delle camere stagne, ma di aprirci, lavorare sugli obiettivi dei territori in rete con chi è dalla nostra parte e condividendo gli obiettivi di associazioni e movimenti. Un congresso con polemica, alcuni iscritti hanno espresso perplessità sull'appuntamento prendendone le distanze. Forte la presa di posizione del consigliere comunale Alfonso Schiavo. Noi siamo qui, abbiamo proposto un congresso ormai nel mese di luglio, abbiamo coinvolto tutti. Il fatto che non siano presenti senza una spiegazione chiara, pur avendo partecipato alcuni alle prime riunioni che abbiamo fatto, e ringrazio la CGL che ci ha dato lo spazio, perché non abbiamo nemmeno uno spazio per farlo. Poi aspettare insomma la sera della vigilia per dire che non si è d'accordo con questa manifestazione, che addirittura è stata coinvolta, è stata promossa
e prodotta senza coinvolgere nei tempi opportuni tutti quanti, questo è un chiaro attacco alla direzione provinciale del partito, non certo a noi, perché i congressi, come sanno tutti quanti gli iscritti di Sinistra Italiana, sono congressi che vengono gestiti a livello provinciale per quanto riguarda le convocazioni e per quanto riguarda tutto l'allestimento. Insomma. Se vogliamo fare politica dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo metterci in discussione, siamo pronti a farlo con tutti, anche con tutti gli iscritti che sono di nocere inferiore, e, oltre che con la città. Alla Mediateca Marte di Cava dei Tirreni, il coordinamento regionale di Energie per l'Italia. Primo obiettivo, l'organizzazione della 3 giorni del leader nazionale Stefano Parisi, che sarà in campagna dal 21 al 23 settembre. A coordinare le attività il parlamentare Guglielmo Vaccaro. Il servizio. Si riparte. Il coordinamento regionale di Energie per l'Italia riprende il lavoro organizzativo per affermarsi e garantire la sua presenza nel panorama politico campano. Alla Mediateca Marte di Cava dei Tirreni, vertice tra i rappresentanti delle 5 province. Un incontro organizzativo in vista della 3 giorni del leader nazionale Stefano Parisi in Campania dal 21 al 23 settembre. A coordinare i lavori il parlamentare Guglielmo Vaccaro. Avendo piena disponibilità dei confronti di Pietro, che persona. 21, 22 e 23 con la conclusione dell'agronocino sarnese a Scafati il 23 mattina, inizia la campagna elettorale per le elezioni politiche con Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, questo nuovo movimento che sta dando speranza a tanti moderati che si erano rifugiati nell'astensionismo, che votavano stancamente proposte che non corrispondevano alla propria sensibilità, alla propria cultura. Un progetto liberal popolare di cui si sentiva il bisogno e che finalmente approda sulla scena politica con una leadership importante, quella di Parisi, che ha già dimostrato nelle sue esperienze precedenti grandi capacità. È un grande piacere, un onore per me che guido questo movimento a livello regionale e speriamo che possa esserci anche in provincia di Salerno una grande risposta. Siamo fiduciosi, siamo convinti che proprio qui dove le professioni, l'imprenditoria, la grande operosità di una provincia forte anche dal punto di vista della speranza, diciamo così, di una ripresa economica, possa avere un collegamento forte con questa proposta. Io ci sono e saremo in cammino per 6 mesi. C'è un rimescolamento totale, in Sicilia probabilmente vincerà Musumeci, ma anche con i voti di una sinistra che è delusa dall'esperienza di Crocetta. Ormai i cittadini votano sulla qualità della proposta e della leadership. Non c'è più un voto di appartenenza e non ci sarà tanto più alle prossime elezioni politiche, dove voteremo con un sistema proporzionale puro, iniziando la navigazione a vista nella Terza Repubblica. Finita la fase del bipolarismo che costringeva un po' con una camicia di forza tanti a schierarsi da un lato o dall'altro, ci sarà la possibilità finalmente con queste nuove proposte che saranno presenti sulla scheda elettorale per tanti di riconoscersi non nel più vicino come dire, schieramento, ma in quello che corrisponde di più, perché prima si misurava la distanza inferiore dalle proprie idee, adesso si può scegliere per la propria idea politica. La proposta liberal popolare che noi porteremo avanti nei prossimi mesi in provincia di Salerno e in Campania è già strutturata in Lombardia e in Sicilia, in Lombardia perché Parisi è stato candidato lì a Milano, in Sicilia perché il movimento ha scelto fin da subito Musumeci e quindi accompagnerà questo candidato, speriamo, alla vittoria il 5 novembre e subito dopo io credo queste evidenze anche di forza che ci saranno, sarà più semplice per tanti che aspetteranno di capire la consistenza di questo progetto, una scelta che va nella direzione giusta, perché è una direzione meritocratica, è una direzione che punta sulla qualità del progetto politico. Cosa di cui c'è tanto bisogno, ci saranno delle evoluzioni, ci saranno delle convergenze, le confluenze, lo stesso simbolo presente sulla scheda elettorale potrà essere
nuovo e diverso rispetto alla denominazione del movimento, perché tanti protagonisti della vita politica nazionale, che magari anche negli ultimi anni hanno avuto responsabilità importanti, stanno riconoscendo in Parisi una leadership nuova e diversa a cui consegnare quella forza residua di questi progetti, di queste esperienze che si vanno concludendo e che nella Seconda Repubblica hanno faticato ad affermarsi, soprattutto quelle dell'area, diciamo, centrale dei due schieramenti. Vaccini, tra obbligatorietà e documenti, ascoltiamo Annalisa Cagliazzo, che è la direttrice del Servizio Prevenzione ed Epidemiologia dell'ASL Salerno. Annalisa Cagliazzo chiarisce rispetto al tema del momento, in particolare spiega come e cosa presentare alle scuole dopo la confusione degli ultimi giorni. Il servizio. Vaccini obbligatori è il tema del momento. Passati da 12 a 10 se ne sta comunque discutendo moltissimo. La loro importanza, riconosciuta a più livelli, resta tema di scontro tra Novax e Sivax. Da quest'anno sono obbligatori polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B, emofilo, morbillo, parotite e rosolia, mentre il vaccino antivaricella è obbligatorio dai nati 2017 e offerto gratuitamente e attivamente dai nati 2014. Cosa che invece dal decreto di conversione in legge alla legge non ci sono più come obbligatorie la vaccinazione antimeningococco C e la vaccinazione antimeningococco B, che però sono offerte attivamente e gratuitamente e quindi sono altre vaccinazioni importanti. Sul sito dell'ASL ci sono tutte le notizie in merito. Con l'azienda sanitaria salernitana tra le prime in Campania per copertura. In alcune zone si sfiora il 95%, mentre in generale il dato medio è del 93%. Dal 1 settembre introdotta un'importante novità rispetto alle autocertificazioni da presentare a scuola. Non è necessario esibire entro il 10 settembre, che poi è stato spostato all'11 perché era domenica, per le scuole, quindi diciamo materne, insomma, quindi le sezioni primaverili, e entro il 31 ottobre per le scuole di istituti superiori, quindi questo è semplicemente il certificato di vaccinazione, ma è prevista anche un'autocertificazione che si può tranquillamente fare da parte dei genitori, dei tutori e quindi di tutti quelli che affidatari dei minori di 16 anni, guardando il libretto vaccinale. Si può addirittura portare la fotocopia del libretto vaccinale, solo la parte che riguarda le vaccinazioni, vidimata a suo tempo dalla ASL, cioè al momento della vaccinazione. Quindi non è necessaria alcuna vidimazione oggi. Poi per quanto riguarda, basta anche fare un'autocertificazione che è stata richiesta la vaccinazione, sia per telefono, per email, basta che sia documentato, perché tanto il tutto poi la scuola dovrà acquisire entro il 10 marzo 2018 la documentazione reale, l'effettuata quindi vaccinazione. Notizie insomma molto importanti data la confusione dell'ultimo periodo. Parliamo ora di occupazione, partiamo da Nocera Inferiore che avrà 10 nuovi agenti di polizia locale. I vigili urbani saranno attinti dalla graduatoria attiva al comune di Nocera Superiore. Nessun nuovo concorso dunque. Grazie a un accordo tra i due enti e l'avallo dei dirigenti, tra qualche giorno per strada si vedranno le nuove leve della polizia locale guidata da Giuseppe Contaldi. Una chiamata ad hoc. Questa forza lavoro consentirà infatti di gestire al meglio l'intenso periodo delle festività natalizie e di rispondere anche alle sempre più pressanti richieste di sicurezza da parte degli enti sovracomunali. Essendoci state 3 rinunce, la graduatoria di Nocera Superiore è stata scorsa fino al 13° posto. A Nocera Inferiore arriveranno 8 vigilesse e 2 vigili, tutti abbastanza giovani. Lavoro, assenteismo al Ruggi, mentre arrivano a blocchi di 40 nominativi, altri avvisi di garanzia a carico dei cosiddetti furbetti del cartellino, le posizioni di 215 persone sono state archiviate su richiesta della Procura di Salerno dal GUP Sergio De Luca. Semplice la motivazione, per tutti i fatti sono di lieve entità rispetto ad altri che hanno collezionato fino anche 100 episodi di assenza ingiustificata. In servizio.
Per oltre 200 presunti furbetti del cartellino coinvolti nell'inchiesta assenteismo del Ruggi è già terminato l'incubo giudiziario. Le posizioni di 215 persone sono infatti state archiviate su richiesta della stessa Procura di Salerno, in quanto i fatti contestati sono stati considerati di lieve entità rispetto soprattutto ad altri. Molto semplice la tesi portata avanti dal sostituto procuratore Francesco Rotondo, ovvero operare una netta distinzione tra i diversi casi, ad esempio tra persone che avrebbero timbrato per conto di colleghi comunque presenti in ospedale in quel momento, ma impossibilitati ad effettuare l'operazione, ed altri che invece avrebbero utilizzato la, per così dire, sostituzione in maniera scientifica, non risultando proprio presenti all'interno della struttura. E ancora, alcuni che avrebbero ritardato l'ingresso di pochi minuti, altri che invece avrebbero ritardato di ore il loro arrivo al Ruggi. Diverse le posizioni, diverse anche le ipotesi di reato. In alcuni casi si configura una vera e propria truffa ai danni dello Stato, con tutte le conseguenze penali del caso. Per altre si può invece derubricare il tutto con sanzioni di tipo amministrativo. Ricordiamo che sono 840 gli assenteisti individuati dai finanzieri del gruppo Salerno, ai quali si aggiunge un altro contingente segnalato direttamente dai vertici dell'azienda a seguito di una serie di capitali controlli. I diversi processi a carico degli assenteisti inizieranno tutti il prossimo mese di ottobre, mentre stanno arrivando ulteriori avvisi di garanzia a carico di medici, primari, infermieri ed altro personale in servizio al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Alessandra Madonna, 24 anni, di Melito, è morta all'ospedale di Giugliano a causa di lesioni gravissime, perché dopo un litigio con il fidanzato si è aggrappata allo sportello dell'auto guidata dall'uomo ed è stata trascinata lungo un tratto di strada per poi rovinare a terra, priva di sensi. Verosimilmente i due ragazzi stavano litigando perché lui voleva porre fine alla relazione. Il ragazzo è anche intervenuto per soccorrerla, ma non c'è stato nulla da fare. Il servizio. Un tentativo di chiarimento fra ex fidanzati. Doveva essere questo lo scopo dell'incontro tra due ragazzi che si erano amati per 5 anni, ma qualcosa è andato storto e per Alessandra Madonna, di 24 anni, originaria di Melito, non c'è stato nulla da fare. È morta a causa dei traumi e fratture alla testa riportate durante una vicenda ancora da chiarire, avvenuta a Mugnano, sotto casa di Giuseppe Variale, il suo ex fidanzato. Il ragazzo coetaneo della vittima l'ha portata in ospedale e subito dopo è stato arrestato, accusato di omicidio colposo o reo domiciliari. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Giugliano, Alessandra, dopo la lite legata alla decisione del suo fidanzato di interrompere la relazione, si sarebbe aggrappata allo sportello dell'auto guidata dal giovane e sarebbe stata trascinata così per un breve tratto di strada. Resosi conto di quanto accaduto, Giuseppe l'ha caricata in auto e trasportata all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Quando è arrivata al pronto soccorso, le condizioni della giovane erano disperate ed è morta intorno alle 13 di ieri. Sconvolta, la madre della 24enne ha tentato il suicidio. Salvata da due passanti, si era diretta a Varcaturo, dove aveva tentato di togliersi la vita con il gas di scarico della propria auto. Una tragedia, dunque. Paura invece questa mattina in via Santa Chiara a Pagani, dove un furgone per lo spazzamento delle strade del consorzio di bacino ha preso fuoco. Non è la prima volta che accade. Ascoltiamo il servizio. Un furgone per lo spazzamento delle strade ha preso improvvisamente fuoco. Paura questa mattina a Pagani, quando intorno alle 8.50 il mezzo del consorzio di bacino ha preso fuoco durante il giro di pulizia della città. L'episodio si è verificato in via Santa Chiara. Immediatamente allertata la polizia municipale, che ha fermato il traffico. Sul posto i vigili del fuoco di Sarno e il gruppo di protezione civile Papa Charlie, che ha spento le fiamme. A causare l'incendio un guasto tecnico partito dal retro della cabina. Nessun dipendente del consorzio ha fortunatamente riportato ferite. Non è la prima volta che un mezzo dell'ente prende fuoco. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è accaduto lo scorso 6 giugno in via De Rosa, quando un camion per la raccolta rifiuti prese fuoco durante il giro di raccolta.
I dipendenti in passato hanno spesso protestato per i mezzi fatiscenti che utilizzano per lavorare. Disagi che hanno comportato pure ritardi nella raccolta della spazzatura. Denunciato il titolare di un'azienda conserviera di Sarno che sversava reflui nel fiume. La perquisizione è stata svolta dagli agenti del nucleo di polizia ambientale della provincia in collaborazione con il personale del parco regionale del fiume Sarno. Un servizio. Sequestrate a Sarno tre vasche colme di reflui industriali che venivano sversate nel rio Foce. Nei guai il titolare di una nota azienda conserviera nella zona industriale di Via Ingegno, che è stato denunciato. Dopo lunghi accertamenti e verifiche ispettive della rete di condotte interrate, con l'ausilio di un liquido tracciante che colora le acque di un verde metallico, gli uomini del nucleo di polizia ambientale della provincia di Salerno, in collaborazione con il personale del parco regionale del fiume Sarno e le guardie ambientali dell'associazione Cronos di Salerno, sono riusciti a risalire a sottoporre a sequestro tre vasche di circa 300 metri cubi cada una, colme di reflui industriali e un troppo pieno che a seguito dell'innalzamento del livello dei reflui nella vasca, bypassando l'impianto di depurazione, ne consentiva l'illecito smaltimento nel rio Foce. L'importante operazione a tutela dell'ambiente evidenzia il continuo impegno dell'amministrazione nell'attività di contrasto ai reati ambientali. Da quando abbiamo ancora maggiormente potenziato la rete sui controlli ambientali con dei protocolli d'intesa che vedono protagonisti tanti uomini del parco regionale del fiume Sarno, certamente abbiamo registrato intanto una diminuzione delle attività versatorie che si configurano come reati, ma soprattutto vediamo che c'è una più profonda e capillare attenzione contro chi commette reati sull'ambiente. A proposito di ambiente e inquinamento, Luigi Vicinanza della CISAL scrive ai commissari prefettizi del comune di Scafati: premiamo chi rispetta le regole in materia di ambiente e ha come priorità la salute dei lavoratori. Questo quanto si legge nella nota di Vicinanza. Subito sgravi fiscali sui tributi locali a chi rispetta le leggi. Lo Stato dia un segnale positivo, aiuti gli imprenditori corretti. Questo l'appello ai commissari di Luigi Vicinanza. Una proposta in vista delle prossime decisioni relative ai tributi comunali a Scafati. Cambiamo decisamente tema, a Nocera Inferiore tutti lo conoscevano da sempre in giro con l'amico Ciro per le strade del centro cittadino. Si è spento Giovanni Carusci. Dalla struttura di San Pantaleone in cui viveva arrivava nella zona del centro sempre in compagnia del compagno di lunghe passeggiate. Ultimamente però Giovanni non si vedeva in giro. Si è spento nei giorni scorsi. Questa mattina l'ultimo saluto nella parrocchia di Santa Maria del Presepe per la messa esequiale. Questa la foto di Ciro che bacia la bara di Giovanni, che sta facendo e sta commuovendo, sta facendo il giro della rete e sta commuovendo il web e quanti li conoscevano. La comunità parrocchiale di Maria Santissima di Costantinopoli di Nocera Superiore saluta il parroco Don Roberto Farrugio dopo 19 anni. Alle ore 19 di domani, 10 settembre, partirà una processione dall'oratorio canonico Fiorillo che arriverà nella chiesa parrocchiale dove Don Roberto celebrerà l'ultima messa da lui presieduta nella comunità di Pecorari e verrà poi accolto martedì 12 settembre dalle tre nuove
parrocchia che il vescovo Monsignor Giuseppe Giudice gli ha assegnato l'11 agosto scorso. Si tratta della parrocchia di San Matteo Apostolo, Maria Santissima delle Tre Corone e San Francesco d'Assisi a Sarno. Alle 19:30 del 12 settembre ci sarà la presa di possesso canonico nella chiesa di Maria Santissima delle Tre Corone. Poi in processione si raggiungerà la chiesa di San Francesco, dove il vescovo Monsignor Giuseppe Giudice presiderà la celebrazione eucaristica. Mercoledì 13 sarà invece Don Roberto per la prima messa alla parrocchia di San Matteo a Terravecchia, sempre a Sarno. Restiamo in tema, parliamo del mensile diocesano Insieme, che è nelle edicole e in tutte le parrocchie della diocesi di Nocera Inferiore Sarno. Tra i tanti argomenti trattati c'è un primo piano sul terremoto del centro Italia ad un anno di distanza dalle scosse che hanno turbato l'Abruzzo, ma anche Amatrice e le Marche, si parla anche del terremoto ad Ischia. Spazio pure al nuovo anno scolastico con un messaggio del vescovo Giudice. Vediamo il servizio. Un viaggio tra i borghi del centro Italia, un anno dopo il sisma del 24 agosto 2016. Il numero di settembre del mensile della diocesi di Nocera Sarno Insieme riaccende i riflettori su Borgo ad Arquata e Pescara del Tronto attraverso la figura di Monsignor Giovanni d'Ercole, il vescovo, che ha dovuto affrontare in entrambi i suoi mandati episcopali l'emergenza del terremoto. Spazio anche al nuovo anno scolastico con un messaggio del vescovo Giudice agli studenti dell'agro nocerino sarnese. È un numero piuttosto speciale, quello di Insieme di settembre, l'abbiamo sentito tale noi della redazione, speriamo che sia tale anche per i nostri lettori, perché all'interno c'è un fotoreportage dei luoghi che abbiamo visitato nel mese di giugno, gran parte della nostra redazione, quelli colpiti dal terremoto del centro Italia. Siamo stati in particolare ad Arquata del Tronto, a Pescara del Tronto, borghi completamente distrutti dal terremoto del 24 agosto del 2016, e poi quasi in concomitanza quest'anno con il primo anniversario di questo terremoto c'è stato anche il terremoto ad Ischia, quindi è stata un'ulteriore occasione per amplificare quanto distruttiva può essere la natura, quindi che ha spazzato via questi paesi, però quanto altrettanto forte può essere la forza di risorgere, di ricominciare. In particolare abbiamo assistito ai racconti degli abitanti del posto, ma soprattutto abbiamo capito quanto può essere importante avere in questo caso la diocesi di Ascoli Piceno con il monsignore della diocesi Giovanni d'Ercole, che per primo si è sporcato le mani quella notte tra le macerie e per primo sta dando la forza maggiore per ricominciare. La rubrica scolastica quest'anno abbiamo voluto dedicare spazio al messaggio di Monsignor Giuseppe Giudice, il solito augurio e la benedizione che il nostro vescovo vuole dedicare a tutti gli studenti, quindi un modo per iniziare bene l'anno accompagnati dal Vangelo, ma anche con quella forza che potrà accompagnare i nostri studenti per tutto l'anno. Tra l'altro è stata volontà del nostro pastore quella di far distribuire questo messaggio in tutte le scuole dell'agro, e quindi sarà una vera e propria cartolina sul cui retro ci sarà una griglia su cui i nostri studenti potranno trascrivere gli orari dell'anno, quindi anche un messaggio che vuole essere funzionale e accompagnare i nostri studenti tutto l'anno. L'appuntamento con Insieme è a partire da domenica, da domani in tutte le parrocchie e nelle edicole convenzionate, più o meno c'è una per paese, quindi sarà facile per tutti i nostri lettori reperirle. Appuntamento poi con le solite rubriche e tutti gli approfondimenti.